Buongiorno a tutti, è martedì 4 maggio 2021, il 124esimo giorno dell'anno, la 18esima settimana e alla fine del 2021 mancano 241 giorni. A Roma il sole sorge alle 5.02, tramonta alle 19.11 ora solare, a Milano il sole sorge alle 5.05 e tramonta alle 19.34, la luna si leva alle 2.02 e tramonta alle 11.51. I santi del giorno: San Ciriaco di Gerusalemme, San Floriano di Lor, San Silvano di Gaza e 39 compagni, San Cassiano di Novellara. Silvano è forse il nome più diffuso nel mondo latino, attribuito a una mitica divinità preposta ai boschi, in latino silve, e agli armamenti, entrò presto in uso anche tra i cristiani, nonostante la fortissima valenza pagana. È ancora oggi mediamente attestato in tutto il centro-nord. Proverbio del giorno: maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Aforisma del giorno: la morte sola può rescindere l'unione formata dalla simpatia, dal sentimento e dall'amore. Napoleone Bonaparte. Accadde oggi 1953, Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. È il ritratto che fa Ernest Hemingway del suo eroe sconfitto, ma ammirevole per il coraggio e la dignità, d'un'esistenza trascorsa sotto il sole cocente del Mar dei Caraibi. Una storia di vita vissuta, elevata a romanzo, che valse all'autore i due più prestigiosi riconoscimenti letterari. Sei nato oggi, sei tenace, paziente e testardo. Quando ti poni un obiettivo, lo persegui ininterrottamente finché non l'hai raggiunto. Nel lavoro potrai affermarti in campo musicale o gestire alti livelli alberghi e ristoranti famosi per la loro raffinatezza e accoglienza. Il tuo matrimonio sarà felice e importante, il partner che ti adora sarà anche in grado di sostenerti finanziariamente e aiutarti nel lavoro. Compleanni famosi: 1929, Audrey Hepburn, diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. 1928, Hosni Mubarak, uomo politico e dalla brillante carriera militare, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, dal 14 ottobre dell'81 fino all'11 febbraio 2011, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Se avete anche voi notizie e curiosità, potete segnalarcele come sempre all'indirizzo mail info@via1tv.it o via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e al prossimo almanacco. A domani.